che sto per mostrarvi adesso avvalora ancora di più la mia tesi, cioè che i Ryzen 5000 sono la migliore architettura da gaming e non solo del 2020. Prima di andare al vivo del video, però, vi ricordo che c'è lo sponsor che dura 45 secondi e se volete potete skipparlo, ma io vi consiglio di non farlo. Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo PC. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, RAM e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti, sia che siate professionisti, per quanto riguarda il mondo dei PC, sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto se mai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione e ricordate di dire che vi manda il punto .rg. Perché sto facendo sto video? Tutti voi sapete che io ho un'adorazione spasmodica per i processori AMD, e cioè i Ryzen. Il mio processore di fiducia per adesso, fino ad adesso voglio dire, è stato il Ryzen 9 3950X. Come sicuramente starete vedendo nella clip che sta passando sovraimpressione, il processore ha qualche problemino nel gioco. Nel senso, capitemi, questo qui non è un processore da gioco, assolutamente, è un processore a 16 core, 32 thread, capace di boostare a 4.825 GHz in gaming mode, che dà delle ottime performance in produttività. Raga, io penso che non ci siano processori migliori, a parte i Threadripper, rispetto ai Ryzen 9 950X, perché c'è il 5950X e il mio attuale 3950X. Adesso vi faccio vedere una cosa. Avete notato nella clip di prima che il frame rate in alto era ballerino. Guardate un pochettino adesso. Noi, nonostante ci sia la registrazione, siamo con gli stessi identici settaggi della registrazione, con tutto al massimo, a parte l'anti-aliasing, ma ce lo mettiamo perché tanto è Rocket League e in 2K ce la fa tranquillamente a reggere 360 frame al secondo, e se andiamo a uncappare il frame rate, il tutto sale al di sopra dei 300, siamo praticamente 380, 390, vabbè, tranquillo. Adesso sto registrando, quindi ci sono un po' di performance che vanno perse, ma raga, credetemi, quando non registro si arriva al di sopra dei 500 frame al secondo con tutto al massimo. Adesso, tutto questo per dire cosa? Sto cambiando processore, raga. Il piano iniziale per il mio PC era un processore a 16 core col quale potessi streamare e magari giocare allo stesso tempo senza perdere prestazioni. E all'epoca, quindi fine agosto 2020, il Ryzen 9 3950X era un'ottima scelta. Questo perché? Perché i Ryzen 5000 sarebbero usciti qualche mese dopo, io avevo fretta di cominciare a fare cose e quindi non avevo tempo di aspettare. E mi sono sempre detto, vabbè, tanto ad alte risoluzioni questi giochi non hanno bisogno di un processore che abbia delle IPC o un clock talmente alto da andare a essere comparabili con quelli di Intel. Da qualche mese a questa parte mi sono infoiato molto su Rocket League e qui serve un processore che prima non ritenevo necessario. Oltretutto, il mio pensiero è stato che, avendo adesso un setup doppio PC, non mi serve ovviamente un processore a più core per tenere tutta quanta la baracca in movimento, bensì mi serve un processore che sia più improntato verso il gaming e il secondo processore per lo streaming. Quindi, dato che avevo da parte, perché tutti ce l'hanno da parte, un Ryzen 7 5800X per una build che volevo fare, mi sono detto, beh, vendiamo il 3950X, se qualcuno è interessato mi scriva nei commenti, e prendo evidentemente o un 5800X, perché che se ne dica, raga, è un ottimo processore, temperature a parte, surriscaldo un po', oppure il Ryzen 5900X, perché un 5600X è fuori discussione, perché io con il mio PC principale ci edito,
quindi mi serve comunque un processore abbastanza prestante, e il 5800X, sebbene abbia la metà dei core fisici del 3950X, è comunque una bestia. Perché con 32 GB di RAM a 3600 MHz, CL credo 17, non vorrei sbagliarmi comunque, CL17 o CL16, suo processore vola, suo processore è una spada, come si dice dalle parti di Roma. In conclusione, raga, io sto cambiando un pochettino la mia build. Nel video di domani vedrete effettivamente l'intera clip che vi ho fatto vedere prima, perché è un video che parla di impostazioni grafiche. Potete benissimo vedere che io non riesco assolutamente a cappare tutto il frame rate massimo. Sono al massimo tra i 280 e 300. Qui invece riesco tranquillamente, e ve lo rimostro proprio per farvi vedere che io sto registrando e nel frattempo sono sono gli stessi settaggi. Sono tranquillamente 365, 370. Poi dipende da dove vado, dove giro, arrivo a 400, oppure riesco a 390, 410. Raga, Ryzen 5000 si dimostra ancora una volta una delle architetture migliori mai create per quanto riguarda il PC gaming e la content creation. Perché se pensate che il 5800X non è nemmeno il processore migliore per fare tutto ciò, ma il processore migliore è il 5900X per i numeri grezzi in game, ma è un processore che ha comunque 12 core, beh, la mia testa fa semplicemente così. Detto ciò, questo era semplicemente un piccolo update. Domani ci sarà un video che parlerà di impostazioni grafiche, appunto su Rocket League, perché Rocket League ha una marea di impostazioni grafiche. Andremo a vedere un pochettino quanto impattano sul frame rate e diamo una spiegazione più o meno di ogni impostazione grafica e vediamo un po' cosa fa all'aspetto visivo del gioco. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto RG. Grazie mille per avermi seguito. Raga, Ryzen 5000 is the way. Ciao ciao belli, alla prossima.